Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video vi mostro tutto quello che ho comprato finora durante questi primi saldi del 2017. Partiamo con cerchietti per i capelli, ne ho acquistati due. Uno è in metallo ed è a zig zag. Non so se si nota di più mettendolo fra i capelli. Ok, e questo l'ho pagato al 70%, prezzo finito 1,50 euro. Invece quest'altro, sempre il cerchietto per i capelli, è fatto nella maniera classica, ha anche i dentini ed è rivestito da una trama, da un nastro retato. Perché c'è del nastro retato e con del ferro filato hanno creato questo fiocco. Credo che questa sia la posizione corretta. Ovviamente poi uno lo mette a destra e uno lo mette a sinistra. E questo come prezzo finito è costato 1,99 o 2,99, sempre al 70%. Ho acquistato The Sims 4. Questo l'ho acquistato da Amazon. Stavo per cascare tutto. Questo l'ho acquistato da Amazon e ti ricordi quanto è venuto The Sims? E credo di averlo pagato o 15,99 o 19,99, ora non ricordo. Comunque l'ho pagato a più del 50%, visto che il The Sims 4 costava il gioco. Classico, senza nessuna espansione, quella è la base, e costa una sessantina di euro, 59 euro circa. Sempre su Amazon ho approfittato appunto di questi sconti che ci sono e ho acquistato Rocky, la saga, da Rocky a Rocky Balboa, tutti e sei i film, e l'ultimo uscito, Creed, che ho visto al cinema. E mi è piaciuto tanto e quindi ovviamente avendo acquistato la saga intera non potevo mancare l'ultimo nato. Creed è venuto circa 6 euro, la saga di Rocky Balboa 12. Shopping da Stradivarius, questa felpa l'avevo puntata già da tempo, l'avevo vista quando è uscita la collezione con tutte le patch militari e ovviamente le stelle. Io l'ho presa taglia S, costava 29,95, c'era il 33,25% di sconto, quindi l'ho pagata 19,99. Una felpa con manica larga e ha questo taglietto sulle maniche sempre. Da Casanova ho acquistato un set di canovacci natalizi. Infatti questi costavano 6,90 al 28%, sono venuti 4,90. Sono due con una trama natalizia, quindi stelle e campane. L'altro invece con i fiocchi di neve. Invece quelli che sono all'interno non li apro perché non devo utilizzarli per il momento. Quelli che sono all'interno invece sono dei canovacci con la trama a nido d'ape. Sono tutti e quattro di cotone. Durante questi saldi ho acquistato anche una pelliccia in eco pelliccia ovviamente, non è vera ed è fatta in questa maniera qui. Ha il collo alto, non ha il cappuccio, è dritta, arriva più o meno ai fianchi, supera leggermente i fianchi, manica lunga naturalmente, taschine laterali classiche e si aggancia con questi gancettini. Non ha la cerniera e, come dicevo prima, non ha il cappuccio. All'interno è foderata come se fosse un giubbino, un piumino. Al momento fa ancora freddo per metterla, però penso che fra qualche mattina si potrà finalmente indossare. Questa l'ho pagata al 50%, prezzo finito è costata 34 euro. Infine, da Maison du Monde ho acquistato dei piatti da dolce, ne ho presi 6 e
Questi costavano 3,99 euro l'uno, hanno fatto il 50% di sconto e quindi li ho pagati 2 euro l'uno, 1,95 l'uno. Ne ho presi 6. Un bel dolcino, una tazza di caffè e sono perfetti. Il mio video haul termina qui, spero vi sia piaciuto, spero vi siano piaciute le cose che ho acquistato e quindi vi rimando al prossimo video e chissà che non sia un nuovo video ricetta. Ciao e alla prossima!